Buonasera maestro, e Buonasera. intanto auguri ancora per ieri per questo splendido compleanno. Devo dire che ti sei fatto un regalo con i Mi fiocchi, hai eh? visto? Questo splendido Don Chisciotte e company. Don Senti, Quixote Company. ho subito una domanda da chiederti. Ho visto incuriosita la copertina splendida in bianco e nero. È un ritorno al disegno puro? Assolutamente. Guarda, avevo cominciato a farlo così, al computer, anche Don Chisciotte, però Don Chisciotte ha uno spessore diverso, però in un certo senso è un libro di barzellette, no? È una serie di episodi in cui lui racconta delle avventure straordinarie, delle balle spaziali, eccetera, eccetera. E quindi il disegno piatto Quasi col segno, encomia. le connotazioni piatte andava benissimo. Don Chisciotte no, Don Chisciotte ha uno spessore diverso. Intanto è stato illustrato da tantissime persone, quindi ci stanno Precedenti. tantissime edizioni di Don Chisciotte. E quindi sono tornato al segno, perché il segno dà uno spessore maggiore, capito? Il segno e l'acquarello, il segno a penna, è quasi tutta penna a birra tra l'altro, Non quindi è non è china, penna, no, è è quindi quasi tutta penna a birra meraviglioso. più l'acquarello. Partiamo dal titolo allora, Don Quixote e Con Don Chisciotte e Company, perché ti spiego perché io volevo fare le illustrazioni di Don Chisciotte, cioè illustrare Don Chisciotte, solamente che Don Chisciotte sono due tomi grossi così, e le illustrazioni ne servirebbero, non so, 2000-3000 illustrazioni. È un lavoro che impiega 10 anni, io non ho 10 anni da stare con. Allora, Don Chisciotte l'ho preso come Virgilio, come vate, come persona Capofila in qualche modo. sì, come guida, esattamente, capito? Per fare un percorso in tutta la storia della cavalleria epica, da Omero fino Ai paladini di a Orlando e quelli di Carlo Magno. Carlo Magno, Orlando, Re Artù, eccetera, eccetera, e, fino ad arrivare a Calvino, perché Calvino ha ripreso questa cosa dei cavalieri, no? Dal barone Certo. Rampante, dal visconte di Mezzato, dal cavaliere inesistente, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto un libro in cui Don Chisciotte è la guida, è il personaggio chiave, e però è una storia della cavalleria, capito? Senti, un'altra cosa che mi ha colpito molto è questa trilogia dei bugiardi. Pinocchio. Sì, per questo è completa, questo libro completa la trilogia dei bugiardi. Io ho preso 3 bugiardi della letteratura, quelli più bugiardi di tutti quanti. Sono Pinocchio, il barone di Munchausen e Don Chisciotte. Pinocchio mente per salvare se stesso dai giudici, dai carabinieri, Anche con la fatina. dalla fatina, che non è tanto carina la fatina. No, non è così buona e bella e carina come c'era. Tra l'altro, il Pinocchio comincia come bambina, poi piano piano, quindi la bambina è una bambina dagli occhi, dai capelli turchini, poi diventa donna e comincia a prendere il sopravvento su Pinocchio fino ad arrivare alla fine, in cui lei dice una frase chiave proprio, dice: io sono la tua madre e tu mi ubbidirai, tu farai quello che dico io. Quindi è proprio, prende in mano la ragione. E Pinocchio è costretto a diventare bambino omologato, col fiocchettino rosa, con gli occhi azzurri, eccetera, eccetera, e proprio perché la società perbenista di quel tempo voleva questo. Ma con l'ordine aveva fatto morire 3 volte. E aveva chiuso no, gli episodi che uscivano sul Corriere dei Bambini. Lui l'aveva chiusa già 3 volte la storia di Pinocchio, con l'impiccagione e poi dopo con la seconda morte. E ogni volta però i lettori hanno voluto
e l'editore hanno voluto che ricominciasse fino ad arrivare a questo epilogo che colloqui anarchico, quindi contro ogni... Fa morire il burattino e fa rinascere il bambino. È costretto a far morire il burattino e farlo diventare un bel bambino. Il barone. Quindi Pinocchio mente per salvare se stesso, per salvarsi da tutto un mondo che lui è solamente un bambino vivace poi alla fine. E il barone Munchausen mente perché è un gran bugiardo, è un bugiardo patentato proprio. Lui racconta le balle più incredibili perché gli altri pensino che lui sia un superuomo. Lui usa uomini, animali, cose, eccetera, eccetera, a suo piacimento. Non giudica nemmeno le imprese. Le imprese non sono né cattive né buone, sono straordinarie. Quindi lui fa delle imprese, compie delle imprese che sono anche dei delitti, non uccide le persone, fa delle... Non c'è etica. Eccetera, eccetera. Non c'è etica, nel senso che, capito? Lui l'essenziale è che siano imprese straordinarie, perché lui è il superuomo. Quindi è il peggior bugiardo di tutti. Don Chisciotte è il terzo bugiardo. Don Chisciotte mente a se stesso. Perché Don Chisciotte legge i libri di questi cavalieri erranti, della cavalleria, eccetera, eccetera, perché ha una biblioteca straordinaria di questi libri, e si immedesima in questi personaggi fino a uscire di senno, capito? E quindi a pensare che lui è un cavaliere errante e prende un contadino, Sancho Panza, lo fa diventare il suo scudiero. E quindi fa tutte queste imprese mentendo a se stesso, perché lui è inadeguato, compreso Ronzinante, il suo cavallo, che ogni volta che tenta di fare un'impresa poi cade rovinosamente, oppure fa incontro ai mulini a vento che viene alzato dal mulino e poi si spezza la lancia, cade per terra. Però Don Chisciotte mente a se stesso, quindi il terzo, sono i tre tipi di bugiardi della letteratura. Infatti una cosa che mi è venuta subito in mente come collegamento, che Don Chisciotte come visione è anche un po' quello che diceva Dante, no? Contro la letteratura dell'amor cortese, no? Quando lui fa dire la famosa frase: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, perché lui ce l'aveva contro un certo tipo di letteratura, no? Il famoso amor cortese, certo, cioè l'amore del cavaliere con la moglie del re. Sì, ma anche lui ce l'aveva con un certo tipo di letteratura, quindi un po' come il rischio, infatti Don Chisciotte legge i libri e va fuori di senno, no? Sì. Cioè legge un certo tipo, se vogliamo, sì, di letteratura, sì. Beh, in certo, cui c'è... Lui era fissato con i cavalieri erranti, che poi in effetti i cavalieri erranti erano dei poveracci che andavano in giro, cioè, però nella letteratura epica il cavaliere errante è quello che va in giro per fare grandi imprese, salvare le donne in difficoltà, togliere le ingiustizie dal mondo, insomma, capito? Quindi salvare i deboli e poi punire invece i prepotenti.